Non si rispetta comunque la libertà di religione, secondo me. Si prende come se tutti fossero dei terroristi quando in realtà non è così. E alcuni si sentono spaventati soltanto per, come si può dire, gli eventi recenti, però secondo me bisogna rispettare la cultura anche altrui. Credo ci sia una distinzione tra il burqa, quello non so come integrale. Si, quello integrale e il velo, il semplice velo comunque. Se non sbaglio, io non sono esperta in materia, però se non sbaglio il velo comunque il viso rimane scoperto. Esatto. Sul fatto del burqa sono d'accordo, comunque devi essere riconoscibile. Il velo in Italia per me possono anche portarlo. No. Cosa abbiamo paura? Gli attentati per il velo? Non è quello il problema. Anch'io sono per la libertà più assoluta, quindi ognuno è libero di fare quello che vuole, sempre nei soliti limiti, però giusto che ognuno è libero di fare quello che vuole. Io devo essere libera di metterlo, di pensare, sì, io non lo metterei. Io sono dell'idea che quando vai in un paese che non è il tuo, ti adegui al tuo quel paese dove sei. Invece loro continuano con i pantaloni che coprono le caviglie, il velo con la testa, da abolire tutto. Non dico di mandarle in mutande, ma mancare. I danesi arrivano prima di noi. Altra educazione, altra cultura, altro giro. Mi hanno fatto male. Perché? Perché ci deve essere libertà di culto per tutti. Anche in Italia, anche da noi. Molto spesso incontriamo persone che non sappiamo chi siano, sono full velo, addirittura i miei nipoti si spaventano quando li vedono. Guardi un po' lei.